Buonasera, benvenuti a tutti. Ho capito con l'onore di portare il saluto al professor Garattoni e al sindaco di Serignano, il sindaco ancora, Enrico Gori, a questa iniziativa di presentazione dell'ultima fatica del professor Garattoni. A nome dell'Accademia del Presidente, oggi impedito ad essere presente per motivi familiari e sul lavoro. Sono particolarmente lieto di poter presenziare alla presentazione della quarta fatica letteraria di questo operatore. Come si legge qui dalla spalletta del libro, no? Immagino che voi i presenti qui avranno già letto o certamente avuto modo di vedere i primi tre libri che ha scritto il professor Garattoni nel 2016, Serignano, Borgo di Romagna, dedito su Rubicone, Ti saluto e va di Abissinia del 2018, un libro estremamente ricco di fotografie e di notizie, e poi nel 2020 Serignano 800. Ma non adesso lo tengo, siccome sono un po' raffreddato, non capito lo stesso, sono per prudenza. E allora vi dico, oggi sembra che si ritorni all'antico, perché torniamo alle origini. E mi permetto di fare solo una notazione da semplice lettore, cioè che i libri del professor Garattoni, che ho avuto modo di leggere e di apprezzare, hanno, a mio modestissimo parere, una caratteristica tutti fondamentale, e credo che anche questo non si discosti da queste caratteristiche. Immagino. E cioè che sono estremamente documentati e la cronaca che il professor Garattoni ne fa è estremamente rigorosa e conseguente, per cui di ogni avvenimento che ci illustra e di cui viene fatta poi con notizie di particolari che viene riportata, ecco, noi riusciamo ad acquisire quasi, ci facciamo l'immagine di un momento di vita quotidiana che peraltro ormai corre per oltre 1000 anni, e con questo direi che va su 2000 anni, perché torniamo ai tempi proprio della Repubblica Romana. Me ne compiaccio, sono molto lieto che la Rubicone Accademia possa essere territorio anche per poter evidentemente sviluppare questi temi che sono proprio la propria mission principale. Ci onoriamo di avere come intervento naturalmente il professor Garattoni, che non manca mai di gratificarsi nella sua presenza e delle sue fatiche e del suo lavoro. Bene, con questo concludo, perché non sta a me proseguire, e auguro a tutti una bella serata. Grazie. Mi unisco ai ringraziamenti che faceva prima Pierino a Roberto, al professore. Andiamo oggi a raccontare, andrete a raccontare un libro che per noi è davvero importante, perché tratta di un elemento fortemente identitario per il nostro territorio, in particolare per il comune di Serignano, un limes in qualche modo, come Nicola Della Pasqua che ha curato la prefazione, del quale di questa cosa sono molto, molto orgoglioso, perché è un grande appassionato di storia del territorio e del Rubicone, per cui dicevo ad articolare un racconto, una narrazione su un luogo identitario per noi davvero molto importante. Ringrazio il professore perché la sua produzione è sempre, diciamo così, molto ricca e molto dettagliata, sia di particolare ma al tempo stesso molto leggibile e molto godibile. Ci apre degli scenari attraverso i quali riusciamo a ripercorrere la nostra storia e la nostra memoria. Ringrazio l'Accademia perché è sempre molto attenta ad accogliere queste opportunità di divulgazione, di in qualche modo che ci consentono di rimarcare quella che è la nostra storia, e ritengo che sia molto importante vedere così tanta gente di questa sera, mi rende molto orgoglioso. Buon proseguimento di serata e grazie ancora.
tutti per essere qui presenti così numerosi e innanzitutto il mio primo ringraziamento va sicuramente al professor Garattoni, a Alberto, che ormai è diventato per me anche un amico nel corso di questi anni e che gratifica la nostra città, credo, con delle opere che credo abbiano un'importanza, e rispetto a questo una riflessione la dobbiamo fare, un'importanza che riveste un vero e proprio interesse pubblico. Perché se è vero che è il nostro dovere occuparci del presente, è anche vero che per occuparci del futuro abbiamo bisogno di avere un'identità, di conoscere la nostra storia, di sapere chi siamo e di ottenere quella consapevolezza di ciò che è stato che ci dà la forza di progettare ciò che sarà. E quindi rispetto a questo, avere un cittadino che riflette su questo, che ci presta la sua opera, che ci mette al servizio le sue capacità, le sue conoscenze e anche un metodo storico molto molto raffinato e molto molto rigoroso, credo che sia un vero e proprio privilegio per questa città. E non è da dare per scontato, dovremmo anche pensare che avremo bisogno di professor Garattoni del futuro, anche io credo. Quindi da questo punto di vista veramente gli faccio un ringraziamento di cuore e lo faccio anche a nome delle istituzioni che pro tempore rappresento. E dall'altro punto di vista un altro ringraziamento importante lo voglio fare all'Accademia di Filopatridi. Noi oggi siamo qui e siamo riuniti in questa sala e riempiamo uno spazio che l'Accademia mette a disposizione, ma che fa animare per 365 giorni all'anno a beneficio della nostra comunità. Un vero e proprio laboratorio di idee, un vero e proprio spazio della costruzione del pensiero. E io credo che questo sia un altro grande privilegio che la Savignano del presente ha, che la Savignano del futuro avrà, perché sappiamo che istituzione è l'Accademia di Filopatridi e che ha riempito il nostro passato. Quindi da questo punto di vista ancora la parola chiave, grazie. Passando a una serie di riflessioni rispetto a questa importante opera del professor Garattoni, io credo che il focus che sia stato posto sia quello di capire perché il Rubicone ha lasciato una traccia così indelebile nella nostra storia, perché il Rubicone sia diventato un fiume che, nonostante sia al centro di tante diatribe, nonostante manco si sappia bene dove è collocato e sia conteso da diversi paesi di questo lembo di Romagna, sia però qualcosa che abbia lasciato un'immagine di sé nella cultura del mondo, culture diverse. Tanti hanno ricordato i detti americani che riguardano il Rubicone. E quindi da questo punto di vista la riflessione va proprio a colpire il ganglio centrale, cioè perché questo fiume è diventato così importante? Così importante da essere conteso, così importante da essere inserito in modi di dire così in una cultura globale, nonostante sia un luogo che oggi idrograficamente sia persino sfuggente, difficile da trovare. Lo è stato per la storia che il professor Garattoni va a mettere in luce in quest'opera. Lo è stato per l'importanza che ha rivestito durante l'emisfero e del mondo romano, che va dalla romanizzazione dell'Italia fino a poi tutta la grande storia delle guerre civili e della fine della Repubblica. E rispetto a questo una serie di valutazioni io credo che noi dobbiamo andare a fare su quello che sia stato l'esito, su quello che sia stato la costruzione identitaria che questo fiume ha messo in campo. E una volta chiarito questo andremo poi a fare una riflessione sui veri e propri risvolti dal punto di vista storico e dal punto di vista della storia romana che questo fiume ha avuto. Il grande esito, cioè quello che oggi è l'ubicone del presente, io credo che noi dobbiamo andarlo a collocare nella costruzione di un'identità che riguarda la natura di questo territorio come un territorio di frontiera, come un territorio sempre a metà di qualcosa, come sempre la periferia di qualche centro, un luogo di melting pot, un luogo dove si innova, un luogo dove si sperimenta, un luogo dove si inventa, perché non è un luogo dell'ortodossia, ma un luogo dell'eterodossia. Tutta una serie di caratteristiche che hanno i luoghi della frontiera, i luoghi di confine.
Il Rubicone ha segnato questo lembo di Romagna come il confine di qualcosa, anche se oggi in realtà non è il confine di niente, a dirla tutta, perché se ci pensiamo siamo nel cuore della Romagna. A livello amministrativo persino le province ormai hanno perso la loro centralità nel governo del territorio, quindi non vale neanche più quell'idea di dire siamo a metà fra Rimini e Forlì. Tra l'altro la provincia di Rimini uno spazio amministrativo giovanissimo nella storia d'Italia, quindi... Eppure noi ci sentiamo sempre a metà di qualcosa, ci sentiamo sempre alla frontiera, ci sentiamo sempre lontani dal centro. Questo è un portato, credo, ed è un portato culturale, ed è un portato identitario che il Rubicone storico, della storia che andremo a raccontare, ci ha lasciato. È come una grande orma di un dinosauro che è rimasta impressa sull'argilla e che noi vediamo ancora oggi a distanza di secoli. E da questo punto di vista, quindi, questo è quello che è oggi il Rubicone dentro di noi. Questo è quello che oggi è il Rubicone nella nostra cultura e in quello che siamo, in come pensiamo e in cosa ragioniamo. E lo è non soltanto a Savignano, lo è in uno spazio geografico ampio. Citavo nell'introduzione Valle del Rubicone, la forza di questo fiume, tra virgolette, fantasma, che però ha la forza di caratterizzare uno spazio alto, uno spazio largo, uno spazio grande, uno spazio che raccoglie tante città e tanti paesi. Quindi un creatore di identità, un fiume che crea identità. E allora andiamo a capire nell'arco della storia romana che qual è il momento della creazione dell'identità, che cosa fa scattare questo click così, così stabile che arriva fino ancora ad oggi. E io credo che qui dobbiamo iniziare un po' da quella che è l'Italia preromana. L'Italia preromana si caratterizza da due tipologie di realtà insediative. La realtà delle città della Magna Grecia, quindi una realtà molto urbana, con città molto sviluppate, che sono soprattutto insediamenti che riguardano il sud Italia e la fascia costiera, e poi tutta una serie di Italia, che alcuni storici hanno chiamato l'altra Italia, perché darà un sacco di problemi ai romani, per fare avvenire quel processo di integrazione che invece con le città urbane della Magna Grecia sarà un po' più semplice, quell'altra Italia che è un'Italia fatta di popolazioni seminomade, e un'Italia fatta di popolazioni dedicate alla pastorizia, un'Italia che come caratterizzazione etnica ha quella delle popolazioni appenniniche e quelle delle popolazioni celtiche, dei Galli. E nel nostro caso sono i Galli insediati nella pianura padana. Con questa altra Italia, come si diceva, i romani hanno bisogno di costruire una modalità di integrazione diversa. Non hanno degli interlocutori veri e propri. Con le realtà urbane i romani si trovavano molto bene, perché riuscivano a cooptare le elite urbane delle città. Quindi le persone, i cittadini più illustri di ogni città venivano cooptati attraverso sistemi giuridici e attraverso politiche matrimoniali delle famiglie senatorie all'interno del microcosmo istituzionale di Roma. Potete pensare ai processi di globalizzazione di oggi. Tutte le classi dirigenti e le classi più abbienti di tutte le società del mondo circa fanno lo stesso stile di vita. La globalizzazione questo ha fatto. Nel mondo romano questa integrazione avveniva attraverso percorsi istituzionali e matrimoniali, non attraverso il consumo come oggi. Però comunque sia era un'integrazione piuttosto semplice. E questo poi è il modello che si è affermato anche storiograficamente di integrazione. Pensate, tutte le fonti che abbiamo ci raccontano in maniera molto minuziosa questo modello. Pensate alle tavole di Lione, dove è scritto il famoso discorso di Claudio, quando bisognava cooptare tutta una serie di senatori galli all'interno del Senato, senatori galli francesi, dell'odierna Francia, all'interno del Senato. E Claudio tiene questo discorso e spiega che la natura di Roma è stata quella di cooptare, quella di cercare di includere le classi dirigenti. Quindi è il modello di integrazione che farà le fortune dell'impero, che ci porterà poi gli imperatori soldato della parte finale dell'impero e che rimarrà impresso nelle fonti. Poi però c'è anche l'altra Italia, appunto.
che questa volta si tende a dimenticarsela, ma invece ci sono tutta una serie di studi importanti su come Roma si è dovuta comportare con l'altra Italia, l'Italia non urbana, l'Italia dove non c'erano tante classi dirigenti da cooptare, l'Italia che non ragionava per città, per senati, per organismi politici, per strutture politiche consolidate, l'Italia di popolazioni seminomadi, l'Italia delle tribù, quel tipo di Italia lì. Quel tipo di Italia lì era sita anche nella pianura padana. Con quel tipo di Italia lì Roma non ha potuto costruire un vero e proprio processo di integrazione, ma ha costruito un processo di colonizzazione. Stiamo, per usare una metafora che potrebbe essere capita facilmente al volo e che usa anche Roberto, appunto, è un processo stile Far West tra indiani e popolazioni che piano piano mandavano avanti la frontiera del Far West. Se vogliamo seguire questo tipo di metafora del Far West, la nostra ferrovia che piano piano mandava avanti la frontiera del Far West e guadagnava dei territori strappandoli agli indiani d'America, la nostra ferrovia è la Via Emilia. I romani ragionavano proprio in questa maniera qui. I limes, che oggi noi ci immaginiamo essere delle alte mura con delle vedette che guardano chi arriva, i limes in realtà erano vie di comunicazione, a volte fortificate, ma a volte no, come nel caso della Via Emilia, in cui i romani andavano a costruire insediamenti. E questi insediamenti venivano popolati da colonie romane che venivano spostate in altre zone, che spesso erano militari che avevano finito anche il loro percorso, che avevano finito il loro percorso di servizio per l'esercito in un'età più avanzata rispetto a quella che prendiamo in considerazione noi per la pianura padana, ma che comunque avevano una funzione sia di colonizzazione, sia insediativa, ma anche di presidio del territorio. Nella Roma dei cittadini, dove ancora non esiste un esercito permanente e professionalizzato, i cittadini, ricordatevi sempre, erano soldati. Non c'era un limite fra dentro i diritti e i doveri della cittadinanza, c'era quella di servire l'esercito quando c'era bisogno. Quindi da questo punto di vista la forza di questo tipo di colonizzazione, la forza di questo tipo di tipologia di insediamento è veramente dirompente e queste caratteristiche vengono portate avanti nella prima fase repubblicana e vengono interrotte solamente dalla seconda guerra punica, in cui l'idea di Annibale appunto è quella di dire cerchiamo di fermare il processo di romanizzazione dell'Italia, cerchiamo di far rivoltare l'altra Italia contro la Repubblica Romana. Ed è proprio lì che si inserisce l'idea di Annibale, ed è proprio per questo che la Seconda Guerra Punica è una delle guerre più dure, insieme poi alla guerra sociale, che è un'altra rivolta sempre di queste popolazioni italiche che resistono all'integrazione forzata nel mondo romano. Se noi comprendiamo questo, capiamo che da Rubicone, dalla nostra terra, in epoca repubblicana, parte un grande progetto di integrazione forzata di un pezzo d'Italia. Ed è qui che parte, qui che inizia la frontiera, e la Via Emilia ne è appunto la spina dorsale. Questo grande processo di integrazione porta poi a individuare come confine del Pomerium, e pensate che importanza aveva questo tipo di processo di integrazione forzata, questo tipo di colonizzazione, ha un'importanza tale da portare il Pomerium e quindi il Rubicone, che fa da confine, a essere un confine sacrale. Noi molto spesso tendiamo a pensare alla società romana come una società molto laicizzata, invece se noi ci rendiamo conto e andiamo a guardare le fonti, capiamo che la religione per i romani è una religione istituzionale, non è una religione intima, come invece viviamo noi la religione. La religione è la religione delle istituzioni. Tantissimi processi politici nel mondo romano, come dichiarare guerra e anche lo stabilire confini, sono intrecciati con la religione, con la sacralità.
La guerra deve essere giusta, deve essere, c'è un processo per cui si dichiara guerra in un certo modo, allora per gli dèi la guerra è giusta. Non farlo non permette di dichiarare guerra. La costruzione dei confini ha un percorso simile, ha un percorso quindi sacrale. Questo crea un'importanza esiziale per il mondo romano rispetto al confine del Rubicone, e questo, e questa importanza esiziale, la storia vuole, diventa dirompente nel momento in cui le strutture della Repubblica entrano in crisi. Le strutture della Repubblica entrano in crisi perché per tutta una serie di processi molto complessi, che però sarebbe su cui interessante una riflessione farla, perché mi interessa ed è qualcosa di bello, secondo me, che può rimanere. E dopo la seconda guerra punica, dopo l'invasione dell'Italia da parte di Annibale e dopo appunto questo tentativo di fermare l'integrazione forzata dell'Italia e la romanizzazione forzata dell'Italia, e la Repubblica Romana vive una fase che è molto molto simile alla fase che hanno vissuto gli Stati Uniti dopo l'11 settembre. Una paura lancinante, si teme continuamente che qualcuno possa tornare in Italia e arrestare quel processo di romanizzazione forzata. Diventa appunto, sì, le fonti coniano proprio questo termine, che poi è rimasto metus annibalico, un terrore. E questa paura porta alle prime guerre, a un utilizzo della guerra come deterrente. Vi ricordate i tempi in Iraq, quando si diceva la guerra preventiva? Ecco, Roma inizia a fare tutta una serie di campagne militari in giro per il Mediterraneo preventive, perché posto che si completa la romanizzazione della pianura padana, posto che si presidia quel tipo di ingresso sulla penisola italiana, la paura della Repubblica diventa: dobbiamo andare in giro per il Mediterraneo a distruggere tutti i possessori di grandi flotte, in maniera tale che nessuno possa più venire in Italia e fermare il processo di romanizzazione. Questo porta in maniera molto veloce, molto rapida, la Repubblica Romana a costruire uno spazio egemonico che è praticamente sovrapponibile a tutto il Mediterraneo, in maniera molto molto rapida. Questo, la difficoltà a quel punto di riuscire ad esercitare quell'egemonia e il fatto comunque sia di avere delle strutture politiche pensate per fare delle integrazioni sulle città, come dicevo prima, quindi quel modello di cooptazione delle classi dirigenti che con le città della Magna Grecia era funzionato benissimo, inizia a spicchiolare, ad andare in crisi, perché qui si tratta di esercitare un'egemonia su territori grandissimi. In Grecia è facile, si può cooptare qualche ateniese o qualche tebano, creando delle alleanze e cooptare il Senato, però quando si parla della Siria o quando si parla della parte o quando si parla dell'Egitto iniziano ad esserci problemi, si creano stati satellite sovrani sottoposti a trattati, ma diventa veramente difficile. E iniziano a crearsi problemi anche con i magistrati che vengono mandati a rappresentare la Repubblica in questi luoghi. Questo porta quindi il tessuto istituzionale repubblicano a sfilacciarsi. Inizia l'epoca dei grandi generali, iniziano tutta una serie di disordini, la guerra fra la fazione dei populares e quella invece degli ottimati, qui poi si va sulla manualistica di storia, insomma. Però questo quello che mi interessa lasciarvi è questo metus, che la romanizzazione dell'Italia possa essere interrotto, porta a una serie di guerre preventive che fa trovare Roma, che fa trovare la Repubblica Romana a diventare il player egemonico di tutto il Mediterraneo. A riprova di questo, un'altra cosa sfiziosa da raccontarvi, nella manualistica abbiamo tutti letto le guerre contro i pirati del periodo primo imperiale, del periodo del secondo triumvirato di Augusto, quindi una cinquantina di anni dopo ci ritroviamo nel Mediterraneo i pirati. E uno dice: ma cosa c'entrano i pirati nel Mediterraneo? I pirati diventano un fenomeno dovuto al fatto che Roma per 50 anni non pensa ad altro che a distruggere tutte le flotte di tutti gli stati del Mediterraneo. E quindi diventa possibile che nel Mediterraneo
mare che per secoli è il centro delle prime comunicazioni, della prima globalizzazione, come gli storici l'hanno chiamata, siano arrivate e siano presenti il fenomeno della pirateria. Questo è tutto un portato di quel sistema di guerre preventive che la paura dell'interruzione della romanizzazione dell'Italia aveva prodotto e aveva generato. Detto questo, quindi, tutte le guerre civili, Silla, successivamente il famoso 49 a.C. con i dilemmi e la scelta di Cesare di attraversare il Rubicone, fanno veramente diventare questo un luogo in cui passa la grande storia, passa lo spirito della storia, come direbbe Hegel, e questo si caratterizza, questo rimane, questo viene incarnato in tutti i vari detti, in tutti i vari motti che conosciamo benissimo. Però io credo che oltre alla grande storia, oltre allo spirito della storia, come direbbe Hegel, oltre al Rubicone citato in tutti i manuali di storia possibili e immaginabili, noi abbiamo anche un'altra eredità in questo territorio, che ve la dicevo all'inizio, l'eredità di essere stato un territorio di frontiera, un territorio di pionieri, un territorio che era a metà di qualcosa, che era a metà fra, era il limite della romanizzazione che si spingeva sempre un pochettino più avanti. Questo tipo di impronta credo che sia un'impronta indelebile ed è un'impronta che, vedete, non ha a che fare con l'idrografia del territorio, non è un'impronta che ha un confine fra Savignano e un'altra città, e allora se uno ipotizza che Rubicone sia da un'altra parte, allora quella legacy lì, quell'identità lì, quell'impronta lì non c'è più. Questa è un'impronta che caratterizza un territorio intero, e se noi questa cosa la capiamo e iniziamo a raccontarcela un po', e ce la raccontiamo alla luce della nostra storia anche recente, la nostra storia di sempre, questa è una terra di innovatori, è una terra di persone che ha saputo fare della contaminazione la sua forza, ha saputo fare dello spirito di frontiera con cui ha sempre affrontato la vita la sua forza, e ce lo insegnano le generazioni prima di noi, ce lo insegna il nostro sempre, come si suol dire. Se noi riusciamo a capire questo, a quel punto capiamo che il Rubicone non ce lo si può rubare a Vicenza, perché il Rubicone può essere l'identità di un territorio intero, che finalmente può forse non sentirsi la periferia di qualcosa, perché si può sentire il centro di un'identità. Noi abitiamo il territorio del Rubicone, che ha queste caratteristiche, sono caratteristiche dettate dalla sua storia, dal suo essere, e che tutti noi abbiamo un po' dentro. Questo significa concentrarsi non su delle diatribe, forse irrisolvibili, forse utili a livello filologico, forse utili a livello di curiosità. Questo significa cercare di concentrarsi sulla storia che c'è dietro alle diatribe, e la storia è quella di essere un luogo che è stato una frontiera di un grande meccanismo della storia. La romanizzazione della pianura padana è qualcosa che, se ci pensate, ha trasformato la pianura padana per sempre. E probabilmente se quella romanizzazione non ci fosse stata, la pianura padana fosse oggi non sarebbe nemmeno in Italia. E quindi quella storia lì è partita da qui. E qui è stato l'inizio della frontiera. E noi questo ce lo dobbiamo dire, dobbiamo essere coscienti, perché questa può essere per noi l'identità, può essere qualcosa che ci caratterizza e che ci fa sentire unici e che ci fa sentire uno spazio in cui troviamo contatto con gli altri, in cui ci sentiamo tutti di appartenere a qualcosa. E quindi io credo che quest'idea di questo Rubicone, che ce lo si può portare via, sia limitarci, sia tagliarci un po' le ali. Invece io credo che noi le ali ce le dobbiamo mettere, perché qui abbiamo tanto per poter volare. E io sono grato a Roberto per questo, perché credo che con questa sua opera abbia centrato il nocciolo della vicenda. Il nocciolo della vicenda, cioè, ricostruiamo che cos'è il Rubicone. Perché è così importante? Non dimentichiamocelo. Io a volte ho paura che ci si ricordi di cos'è il Rubicone solamente perché è citato nei motti inglesi e perché è qualcosa che ce lo si può portare via l'uno con l'altro. Noi abbiamo la responsabilità
di capire perché l'Unicorno è così importante. Abbiamo la responsabilità di capire perché è questa grande storia che è passata da lì qui e ha avuto una preponderanza tale nell'immaginario collettivo per cui l'Unicorno è qualcosa di così importante da rivendicarselo a vicenda. Noi invece rischiamo di correre il rischio, passatemi la metafora, di quelli che fanno le guerre senza sapere più nemmeno per cosa combattono. Allora io credo che noi le guerre non le dobbiamo fare, e se il Rubicone vuole avere un'importanza nella nostra vita, e ce l'ha, grazie anche alle opere come Roberto, dobbiamo iniziare a capire che il Rubicone è qualcosa che ci può unire, non dividere. Grazie mille. Io comincerò col dire questo. Innanzitutto naturalmente saluto l'amico Pierino Buda, l'Accademia, l'amministrazione comunale altamente rappresentata nei suoi vertici qua, e comincio subito a entrare in medias res, visto che qua parliamo di latinorum e cose latine. Quando Roberto Grattoni, che io avevo interpellato per un'altra questione, per una ricerca che sto facendo, che coinvolge anche un paio di sermianesi, e mi scrive e mi dice: guarda, io sto scrivendo questa cosa, avresti voglia di scrivere un'introduzione, eccetera. Io subito metto le mani avanti e gli dico: guarda che io ho massima stima di te, no? io non sono un specialista di storia romana, la mia specializzazione scientifica è tutt'altra, io mi sono quadro di cinema, cose di questo genere. E sì, è vero, ho incrociato la storia e la filologia, e comunque la filologia e la metodologia della ricerca storica sono la base, come peraltro dimostra il lavoro di Roberto. Però non ho una competenza specifica nella vicenda, tant'è vero che le mie conoscenze di storia romana fondamentali le ho imparate alle elementari, alle medie che fece a Savignano, a Giulio Cesare, perché a Samoro non c'erano ancora, e al liceo. Poi io sì, ho incrociato varie licee, dopo diremo, ma per me la storia romana era quella che io avevo ancora nella testa dall'infanzia e degli elementari, quando avevamo quei bei sussidiari, forse qualcuno che qui alla mia età se li ricorda, in cui c'erano queste belle immagini colorate e ci raccontavano queste belle storie. E nella mia testa c'erano due immagini che sono collegate naturalmente a questo libro, ma in maniera completamente diversa, quasi antitetica. La prima è a due pagine complete, in cui c'è da una parte delle oche che starnazzano, dei senatori con la barba, un po' così attrapiti su delle poltrone, e un calo, un barbaro con l'elmo cornuto, faccia truce, che era poi Brenno, e di là arriva dalla destra, entra in campo da destra a sinistra un cavaliere bellissimo col mantello rosso scalzante che lancia il gladio sulla bilancia che è lì sullo sfondo e dice: non con l'oro ma col ferro si riscatta Roma. Era Furio Camillo. Dopo ho imparato che questo era un sacco di palle, che insomma non era vero niente, che i Senones con i Romani insomma li avevano assolutamente schiacciati, i Romani sono dovuti tornare indietro per altre questioni, ma non perché era arrivato Furio Camillo. Io ho imparato poi che la storia la scrivono i vincitori, questo è sempre successo e sempre succederà. Poi c'è anche qualcuno che invece cerca di scrivere storie in autonomia, lavorando sulle fonti e lavorando di immaginazione, perché non dimentichiamo che lo storico ha bisogno di immaginare. Non esiste una storia rigorosamente filologica, forse la filologia scusate, è fondamentale. La storia ha bisogno di immaginazione. E l'altra immagine ancora più importante, ve la dico perché insomma poi c'è anche un... ed è quella che mi è rimasta per sempre. Ed è Coclite, Orazio Coclite. Cosa fa Orazio Coclite? Orazio Coclite del primo periodo romano, io l'avevo sempre nel mio sussidiario, in cui c'è questo gigantesco romano catafratto nella sua armatura, con la spada romana corta e gladio,
è su questo ponte di legno, Roberto nel libro lo definisce un'acrobatica struttura in legno, che è il ponte su Brindisio, e lui su questo ponte cosa fa? Una volta butta giù tutti gli etruschi e da solo sconfigge un esercito. Quello era il mio eroe, è sempre stato il mio eroe. Poi insomma, che io ho capito che era male, però queste, vi dico, queste sono le due immagini della storia che mi fa scherzare. Ma no, va benissimo, perché insomma non è questo il punto, eccetera. E tant'è vero che, a dire la verità, io l'avevo incrociata la vicenda romana, l'avevo incrociata anche dal punto di vista scientifico, o quasi. L'avevo incrociata una volta occupandomi di cinema dei gladiatori, e lì avevo approfondito moltissimo il tema dei gladiatori, anche perché avevo una grande passione che coltivo tuttora per Spartacus. Spartaco, l'eroe degli oppressi, il liberatore degli schiavi, il nemico della ragione, e tutto quanto. Ma senza dilungarmi su questo, poi naturalmente avevo fatto due processi, come voi benissimo ricordate, alla Torre, uno dedicato a Giulio Cesare, che era proprio sul dittatore democratico che riprendeva, modificando Pompeo, parafrasandolo, il libro di Luciano Canfora che fu presente, e portò Cesare a stravincere, naturalmente, che fu assolto con la furia di popolo. E poi la vicenda del Rubicone, la versata a questo Rubiconis, in cui insomma si discusse dell'identità dei fiumi, eccetera. E dopodiché, e finisco questa bellissima premessa, Roberto Meratori mi dice: ma guarda che sì, c'è la questione del Rubicone, però questo è un libro che invece vuole raccontare la storia romana della Romagna, insomma Romagna d'altra parte, è quasi un accumulo alla fine, Romagna deriva da Roma, eccetera, eccetera, però è tutto questo. E a questo punto dico, vabbè, la cosa diventa assolutamente interessante, però il mio intervento può essere solo non di un esperto della materia. E il riferimento è un po' a questi due processi, e il riferimento è al processo a Rubicone, in cui per una serie di ragioni vennero a galla, da un lato, due concezioni. Prima Nicola parlava di identità, di appartenenza, eccetera, no? In fondo, sin dalle origini, ci sono due posizioni nel mondo antico. Allora, gli ateniesi erano assolutamente identitari, totali. Per essere cittadino ateniese, tu dovevi essere nato ad Atene, i tuoi genitori dovevano essere nati ad Atene, se no potevi essere anche Aristotele, ma eri un beteco, cioè non un cittadino romano, e non un cittadino di Atene. I romani invece applicano un altro concetto, un concetto di integrazione, lo diceva prima nella sua bella introduzione Nicola, e integrano, hanno una concezione più aperta. Ecco, cambiando un po' i termini della questione, nella vicenda di quel processo e tutto quello che ne seguì, nel processo soprattutto apparve una prefigurazione, una profezia di una cosa che un po' tutti qui credo abbiamo sofferto, che è il tentativo fallito di costruire una unica città fra Savignano e San Mauro. Il tentativo fallì perché? Perché i miei sammauresi, io che ero un sindaco, ne sono il principale responsabile, anche se non ero assolutamente d'accordo con loro, a maggioranza hanno scelto il tema dell'identità come appartenenza, il tema dell'identità come guardare alla base del campanile e non alla cima, il tema dell'identità non come un progetto, ma come un qualcosa che è stato fermo. E fu in quel processo anche che si dimostrò che, insomma, anche lì in qualche modo ci si muoveva per appartenenza. In fondo, se a me qualcuno mi dice, ma insomma, secondo te qual è il vero Rubicone? Ammetto che dalla faccenda non è che mi interessi moltissimo, da questo punto di vista. Qual è? Io dico l'uso. Sono di San Mauro, dico l'uso. Poi c'è di Savignano, di Rubicone. Gli altri dicono l'Urgonfi. Perché? Perché
perché a parte alcuni notevoli studi importanti eccetera si ragiona per appartenenza. E allora si interpreta, riprendendo un discorso che faceva prima Nicola, il discorso del limes, del confine, come barriera. È metaforicamente la stessa cosa. Il confine invece è un'altra cosa. Qual è la ricchezza di queste terre? È il fatto che abbiamo un confine, ma il nostro confine è poroso. I confini sono porosi. I confini ti permettono di conoscere gli altri, di vederli, di incontrarli, magari anche a farci la guerra, le lotte, però c'è lo scambio, c'è la contaminazione. E allora lì, in quella vicenda, quella del processo e quella che seguì della fallita unificazione, che in qualche modo seguiva, abbiamo un po' questo tipo di vicenda. Che riguarda non i sardinesi naturalmente che votarono a favore del referendum, ma riguarda un po' i sardinesi. Riguarda un po' i sardinesi che per una serie di ragioni scelsero di non cambiare, scelsero di alzarlo, di avere un confine come barriera e non un confine come luogo di scambio, di confronto. In fondo la ricchezza di queste terre qual è? Beh, è proprio quella di essere stata una zona confinaria, ormai con i regnetti, però se voi pensate che Rimini, una delle prime città di fondazione romana, era il punto di incontro di tre strade, la via Flaminia, la via Emilia e la via Popiglia, era un super confine in cui si mescolava tutto e la mescolanza, se volete usare un termine che usano adesso quelli che chiamano in inglese il melting pot, in qualche modo dà ricchezza e dà vivacità culturale, se c'è la vivacità culturale c'è la vivacità economica e tutto quanto. D'altra parte, questo atteggiamento non è un atteggiamento nuovo. Se voi leggete il libro di Roberto Garattoni, a un certo punto troverete che lui che si occupa, dicevo, soprattutto della vicenda che porta a Rubiconi, della vicenda di Cesare, dei Galli, però parla anche ovviamente del Rubicone, che come si diceva prima è un grande mito. Il Rubicone è un mito eccezionale, insomma adesso non posso descriverlo a parole, dovrei fare un elenco sterminato e non lo faccio, ma come si diceva prima, racconta fondamentalmente l'attraversamento, la sfida, la voglia di cambiare. Questo racconta il Rubicone. E poi c'è una storia dietro. Per questo è diventato un mito. Per questo quando noi facciamo qualcosa sul Rubicone ci chiederemo di fare l'Inghilterra o del Giappone. Perché insomma le classi più o meno un po' becco, perché per esempio Francis Ford Coppola diventa grandissimo regista di epoca regionale, cacciatore, eccetera. Noi cacciatori, scusate, il padre, eccetera, eccetera, cosa fa? Quando dice, io adesso voglio fare il produttore di vini, impianta una grande azienda vinicola in California, territorio eccezionale per il vino, e cosa fa? Si fa una gamma di vini e il top qual è? Il top di gamma di Francis Ford Coppola, di origine italiana, beh, è Rubicone, il vino Rubicone. Quindi, senza fare tanto lunga questa, però volevo dire che invece, come ben documenta Roberto Garattoni, questo atteggiamento di appartenenza non era una cosa che ci siamo inventati noi, affonda le sue radici nella vicenda degli eruditi. Lui fa l'esempio, secondo me molto bello, anche divertente, di Jano Franco. Jano Franco è un erudito e medico riminese. Che cosa dice? Beh, dice, in fondo, qual è il vero Rubicone? Il vero Rubicone è l'uso, ma perché? Perché anticamente si chiamava l'usus, l'usus vuol dire gioco, e lì perché l'usus è gioco? Perché Cesare si giocò il destino della Repubblica, non solo tirò i dati, il gioco dei dati, ma si giocò il destino della Repubblica, quindi, oppure altre cose che vi risparmio. Quindi, poi ci sono altre, c'è un bel esempio di un savignanese che Roberto Garattoni definisce degenere, perché invece sosteneva le ragioni dell'Urgon, mi pare, che è, adesso ve lo dico, Basilio Amati, che stranamente, come si vede, dice no, guardate, no, che Rubicone è un altro, oppure Tonini Riminese, ci sono anche quelli che
insomma, vengono considerati traditori o rinnegati, però in realtà su questo tema si ragiona per appartenere ed è un colossale errore, tra l'altro. Allora, per venire invece al libro, più direttamente al libro di Roberto Gerattoni, io direi questo. Direi anzitutto che il racconto che viene fatto da lui è un racconto che si basa su un'idea di storia, diciamo, assolutamente aggiornata. Io non entro nel merito dei dettagli perché non... Però dal punto di vista del metodo, se voi leggerete il libro, sicuramente lo leggerete, forse l'avete già letto, è un libro anche impegnativo, non è un libretto che si legge così, però è un libro che propone la narrazione storica utilizzando il metodo, per esempio, di Brodelle, degli storici francesi di Baudissoir, che definiscono la storia una disciplina a N dimensioni. Quindi uno storico deve essere antropologo, deve essere interessarsi di gastronomia, di architettura, di storia urbana, di storia militare, perché no, che era il nemico dei nuovi storici e dicevano no, la nuova storia non può essere di strappatai, no, non è che raccontiamo la storia dei grandi generali che hanno fatto le battaglie, dobbiamo raccontare la storia di tutti i giorni, la quotidiana. E effettivamente quello che fa Roberto Gerattoni è proprio questo. Io vorrei leggervi un pezzo bellissimo, che io trovo bellissimo, che dà un esempio di questo tipo di impostazione. E lui dice, a un certo punto, beh, insomma, come sarebbe stato bello se uno ci avesse raccontato o descritto la costruzione della Via Emilia. E racconta così. È un peccato che nessuno si abbia tramandato di fantasia lo spettacolo che deve essere stato in quell'anno il lavoro delle cave di breccia delle alture dell'Uso, o sugli aioni della valle del Marecchia, i calcari, le arenali, i grossi ciottoli di tipo selcino, le turbe di schiavi galli, di braccianti e carrettieri del territorio, il brulicare di legionari lungo i cantieri sui quali si staglia il faber del genio, che misura la larghezza della linea, la carreggiata di tre passi romani e controlla l'allineamento dei marciapiedi per pidines dopo il duro lavoro di scalpello dei quadrati, cioè gli scalpellini, colossale fatica, certo, rimasta senza memoria. Allora qui c'è in campo, da un certo punto di vista, l'immaginazione che dicevo prima. Chiunque racconti una storia, e siccome la storia, anche la storia più recente, è un frammento, sono pezzi di frammenti, noi della storia romana abbiamo solo frammenti, pezzetti, e allora dobbiamo immaginare. E in questo caso, utilizzando tutte le forme, tutte le dimensioni, eccetera, si immagina. Sì. D'altra parte viene anche in mente qui, di fronte a questo pezzo, quello che si chiedeva il lettore brettiano, nella domanda del lettore operaio, che dice, ma insomma, chi è che costruì il tigre delle sette porte? Chi è che portò le carriole? Insomma, chi portò le carriole sono i poveracci, però nei libri ci sono i re. E quindi un'attenzione anche a quelle che un tempo si dicevano le classi di Mantello. Concludo, mi avvio alla conclusione con altri due brevi riferimenti. Il primo è: qual è la caratteristica di questo libro, almeno dal mio punto di vista? Beh, da un lato è l'uso della citazione e dall'altro l'uso della digressione, cose che mi piacciono molto perché, anche per una questione emotiva personale, che uso molto anch'io quando scrivo. Allora, la citazione è un elemento che, di un riferimento particolare, di una dimensione, addirittura qualcuno, pare fosse Benjamin, Walter Benjamin, ma non sono sicurissimo, quindi se vi sbaglio perdonatemi, si era posto l'obiettivo di scrivere un libro completamente cucito di citazioni. Questo non è ovviamente il caso di Gerattoni, però Gerattoni usa molto la citazione, però per usare la citazione ci vuole accortezza, metodo, capacità e buonsenso. Perché chiaramente la citazione può anche appesantire moltissimo il discorso e può
assolutamente renderlo quasi insopportabile. Allora, anche lì, come in tutte le cose, peraltro, come dice sul tempio, sul frontone del tempio di Apollo Delfico, non la famosa massima, conosci te stesso, ma la seconda ancora più importante, nulla di troppo, non so se lo pronuncio bene, Medinagan, ecco, chiedo consulto a lui che è molto più bravo di me in greco e in latino. E insomma, nulla di troppo, effettivamente la citazione qui si incastra perfettamente nel discorso, perché la citazione gli permette di, a volte, raccontare una storia in modo migliore che tu possa farla. L'importante qual è? Incastrarla per evitare l'effetto ortologia, l'effetto di una serie di spezzoni giustapporti che alla fine non funzionano. E da questo punto di vista devo dire che il sistema di incastri di citazione di Roberto Garattoni, che mi diceva poi che nella versione che ho letto io, la prima versione, il PDF, insomma, non era ancora stampata, le ha un po' alleggerite. E poi c'è l'altra, la digressione, diversione, chiamatela come vi pare, cioè la capacità narrativa di a un certo punto cominciare un discorso e per collegamenti analogici affrontarne altri. E questa è una grande capacità, Qui c'è un libro fondamentale da questo punto di vista, che è di Lawrence Stern, che sono Le avventure di Tristram Shandy, che è completamente fatto di digressioni. In questo caso la digressione è potente, misurata e temperata, ed è tutto evidente che, come per la citazione, la digressione deve essere usata con buon senso, con misura e con capacità. E poi c'è il tema filologico e dell'immaginazione. Sempre per questi lavori cos'è necessario? È necessario immaginare, e nello stesso tempo però immaginare ma anche avere, per esempio, quando Jano Franco dice l'usus, gioco, quindi Rubicone fa questa serie di passaggi che sono molto affascinanti e divertenti, però non fa una cosa storica. Perché? Perché comunque non mette alcun riscontro. Allora l'immaginazione necessita di filologia, di documenti e costruzione di è quello che fa un po' Roberto Garattoni. Conclude un po' anche lui, a parte un finale con Giovanni Pascoli. Allora, qualcuno mi accusava quando ero sindaco di San Mauro di parlare sempre di Pascoli. In realtà io parlavo di Pascoli, ma se fossi stato il sindaco di Saviano avrei parlato dell'Ubicone, avrei rotto le scarpe da tutti i conti con l'Ubicone. E se fossi stato sindaco, che so, di Recanati, avrei parlato, mi sembrava abbastanza normale che uno ha un... Però qualcuno dice, no, basta la cultura, i poeti, stiamo parlando di niente. Vabbè, comunque, questo non c'entra niente. Allora dicevo, Garattoni cita molto Pascoli, e secondo me fa bene. E in un punto, mi sembra che dia il meglio di sé, lui, sul tema delle etimologie. Ora, l'etimologia è, come voi sapete, l'origine delle parole. Ora, non c'è niente di più legato alla fantasia, all'immaginazione dell'etimologia. Però, nello stesso tempo, apre per voi. Cosa dice Garattoni? Sintetizzo, poi magari lui ve la dirà meglio se vuole. Beh, lui dice: voi pensate che l'etimologia di Rubicone, come ci hanno detto da tempo, è Ruber, rosso. Non la faccio troppo lunga, perché non voglio imparare in questioni in cui poi mi perdo. E lui dice, no, c'è un'altra possibilità di interpretazione. E deriva da ruvoso, cioè da rubus. Rubus. Ruvoso, cioè pieno di rovi. E cosa porta a dimostrazione sempre legata all'immaginazione? La poesia minore di Pascoli, del giovane Pascoli, è databile al 1880-81, che si sofferma sul Rubicone, ne canta la grandezza, insomma, dice tutte quelle cose che sul Rubicone sempre raccontate, no? Però nel primo verso dice un'altra cosa. Dice,
E lì appare quello che viene definito il Pascoli migliore, il Pascoli di liceo, quello delle cose povere, umili, delle galline nelle aie, dei poveracci, delle mirigi, appunto, dei tamerici. E dice in questo verso, adesso lo trovo, scusate, cioè, che esattamente dice che scorreva il Rubicone, scorreva tra le marrucche. Di lì si deduce, con l'immaginazione di Giovanni Pascoli, che il Rubicone non è Ruber, ma non è rosso, ma pieno di rovi, il fiume dei rovi. E questo avrebbe risolto, o comunque aperto anche, tutta una serie di altre questioni. Questo mi sembra un bel esempio, per concludere questa introduzione, per dire come, al di là della ricostruzione, al di là della filologia, al di là della conoscenza dei dati, quando l'immaginazione si fonda su dati, a quel punto si ottengono i risultati migliori che si possono ottenere nel campo della storiografia. Grazie. Saluto tutti e vi ringrazio. Ringrazio naturalmente tutti voi, quelli che hanno parlato fino adesso, le cariche istituzionali qui presenti, il sindaco, il vice sindaco, il vicepresidente dell'Accademia. E dirò loro che purché, benché ci siamo conosciuti in tempi recenti, io mi sento di considerare un amico in tutti i sensi e un lettore molto attento e appassionato. Voi forse capite, dopo aver sentito queste due persone in particolare, perché io abbia chiesto e scelto di farmi fare delle presentazioni da loro. L'uno, della Pasqua, come ha detto anche Miro, molto appassionato, grande saggista, io direi, sull'argomento che era sul campo oggi. L'altro, un amatore, un curioso della cultura, della storia, diciamo su tanti versanti e tanti ambienti. Lui dice subito: io non sono un competente, uno specialista perlomeno dell'argomento, però l'argomento si appassiona ugualmente. E dicevo, l'uno io ho pensato all'uno proprio per questa capacità di leggere un testo, di occuparsi, diciamo, quasi in forma specialistica di un argomento da saggista, ripeto. All'altro io l'ho contattato, come lui ha ricordato anche, soprattutto su uno spunto tutto sommato contingente, occasionale, il fatto appunto che avesse organizzato dei processi, che ricordate, che lui ha appunto ricordato, alla Torre, negli incontri, diciamo, estivi, nella data pascoliana del 10 agosto, tradizionalmente, due processi, uno a Cesare e l'altro a Rubicone, che hanno fatto molto parlare, anche ovviamente qui da noi, anche in particolare in conseguenza dell'esito del processo del Rubicone, che fu un pochino deludente per noi, benché ci fosse stata una partecipazione, diciamo, un'avvocatura autorevole ed eloquente, ma evidentemente lì avrebbe vinto, come era un po' inevitabile, siccome c'era un voto popolare che si esprimeva, avrebbe vinto la maggiore o minore affluenza di persone favorevoli a una tesi, a una identificazione o all'altra. Io ho fatto un libro che considero un libro di storia, con questo titolo, Romagna Romana, e prima di incominciare a parlare, prima di sentire loro, ero un po' titubante, mi sarei chiesto se questo argomento, la storia romana del nostro territorio, potesse essere veramente interessante, stimolare la curiosità, l'interesse.
E anche per questo io cerco, quando scrivo, di dare alla scrittura un carattere non divulgativo, ma neanche specialistico, da saggista appunto, che non, considerato che non mi ritengo tale, cerco di dare un andamento un pochino narrativo. E questo anche nei precedenti libri che qualcuno ha ricordato, più o meno nella stessa impostazione. In effetti io ho detto un libro di storia, ma questa è una definizione neanche tanto centrata. Direi, io scrivo soprattutto di cronache. Facciamo questa distinzione, facciamo questa sottolineatura. Giustamente Gori ricorda che è un libro che si nutre di citazioni, proprio perché io scrivo, come anche negli altri libri, raccogliendo le testimonianze, i racconti degli autori d'epoca, gli autori antichi, in questo caso i più antichi, e naturalmente corredati poi da magari i commentari di qualche autore successivo, ma anche le opinioni poi degli storici di oggi, quelli, diciamo, a cui io mi sento di riferirmi, mettendo in campo naturalmente anche la documentazione, in questo caso documentazione archeologica. Allora, però il tutto trattato, diciamo, in uno stile, possibilmente, da un'ottica appunto di tipo cronistico. E infatti, un pochino, forse arbitrariamente, i miei capitoli li intitolo cronache, li definisco cronache. Questo, ripeto, spiega la frequenza delle citazioni, cioè i testi d'autore. A me piace molto impostare un certo argomento, un certo momento, e poi correre alla testimonianza dell'autore che parla di quelle cose, di ciò che accadeva in quel momento, di ciò che è attinente a quella problematica, a quella situazione. Riguardo al discorso delle digressioni, che pure Gori ha sottolineato, e di cui il libro è ricco, ho spiegato anche lui, d'altronde l'avevo messo in qualche premessa o in qualche preambolo dei libri che ho scritto in precedenza, che io tendo, cioè aspiro, desidero fare a meno assolutamente delle note. Io, leggendo dei libri, soprattutto dei libri di storia, ma la saggistica in generale, soffro fortemente nel leggere su una pagina tre righe di testo e poi tutto il resto di note. Note che per lo più sono fatte in questa forma: su questo tema vedi, e un elenco di 10 autori, eccetera. Questo a me ha sempre dato fastidio, nel senso che ovviamente quello è il modo scientifico di trattare gli argomenti, la saggistica pura, insomma. Ma io, che ho un istinto in fondo da lettore, non da studioso vero e proprio, soffro molto di queste interruzioni, diciamo, del testo, dello svolgimento della narrazione, perché non c'è possibilità che io salti le note, se ci sono, perché ho sempre paura, ovviamente, che mi sfugga qualche particolare importante. E al momento in cui ho letto le note, ho fatto la digressione di cui parlava Gori. Mi sono perso, faccio fatica a ritornare tranquillamente, insomma, alla continuazione del discorso. Allora, dicevo, tendendo a evitare il più possibile le note, io tendo a inserire nel corso della scrittura, nel racconto, anche tutto quello che starebbe nelle note, dovrebbe andare nelle note, cercando di accomodarlo, insomma, di renderlo non pedante ma fruibile dal punto di vista narrativo della scrittura. E certamente un lettore attento come Gori sente il suono della digressione, sta facendo la digressione, perché appunto sono cose che avrebbero potuto andare in nota, ma che io cerco di inserire nel testo. D'altronde, in nota, cioè in queste digressioni, chiamiamole, che sono sostitutive delle note, cerco di mettere delle cose di qualche interesse. Di qualche interesse
non scientifico, ma cronistico. A me interessano tutti i particolari, tutto sommato, tutti i particolari che io posso raccogliere dalle testimonianze, a volte anche secondarie, ma danno sapore, fanno contorno, mi incuriosiscono, naturalmente non scendendo nel banale, si deve trattare insomma di contorni di qualche senso, di significato, ma non necessariamente collegati direttamente al testo che stavo scrivendo, rappresentano appunto un pochino un'integrazione, un percorso di passaggio, a volte di alleggerimento, per il quale insomma occorre forse mettere fare un certo atto di pazienza forse nel leggere. Io conosco delle persone che dicono: io leggo ma vado piano, perché ogni pagina è carica, cioè, insomma, c'è tanta cosa da ricordare, poi tante volte magari la pagina dopo fai un riferimento a una cosa detta la pagina prima che non me la ricordo più, perché nel frattempo sono successe, sono state raccontate tante cose. E quindi, come ha detto sempre Gori, appunto, è un libro anche impegnativo, sono libri anche impegnativi, ma io voglio un lettore impegnato, diciamo così. Ecco, questo diciamo mi serve un po' da preambolo, e stavo dicendo prima che il mio primo pensiero è stato del dubbio di quanto un argomento di storia romana potesse interessare, potesse prestarsi appunto a una scrittura, a una lettura, diciamo, interessante, piacevole o così affrontabile senza troppa fatica da parte di un lettore comune. Naturalmente non mi riferisco a voi, perché voi qui presenti siete una scelta del lettore comune, molto sopra il lettore comune, appunto per questo interesse che mostrate, ma il lettore medio, il lettore comune che immagino io fuori da questa sala, forse non sarebbe tanto interessato o non mostrerebbe attenzione alla lettura rispetto al titolo Romagna Romana, ma forse al sottotitolo Cronache dell'Ubicone Antico di Brandon e Giulio Cesare. Se io parlo, cioè io avevo pensato, adesso illustro parlando un po' dell'argomento che è la maggior parte del libro, appunto, della storia romana, delle diverse epoche, ma già Nicola ne ha ampiamente trattato da saggista, ha fatto dei ragionamenti, diciamo, di penetranti, di significati, di profondità. Io faccio più cronache, ripeto. E allora dicevo, pensavo di iniziare raccontando un po' il contenuto del libro dal punto di vista della storia romana, le diverse epoche, qualcosa è già stato accennato, la colonizzazione, noi eravamo nella colonia di Rimini, la colonia romana di Rimini, 268 avanti Cristo, e la centuriazione, cioè l'organizzazione agraria del territorio, si dice tradizionalmente la colonia che arrivava al limite dell'Ubicone. Limite dell'Ubicone che non necessariamente doveva essere un limite vistoso, importante. Ecco, si parlava dell'Ubicone rosso perché tutti ipotizzavano che il significato del nome fosse questo, perché dice rosso è un colore che indica autorità, cioè è un colore dell'ufficialità dello Stato, come in molti altri casi nella storia di Roma. E allora il fiume, il Ubicone, confine di Stato, doveva avere, è stato battezzato con un nome adatto, così come il confine del territorio considerato italico, insomma, prima dell'Ubicone era l'Esino, fiume delle Marche, e c'era alcuni filologi e storici nostri, anche savignanesi, ragionavano in questi termini. Cito il nome di Luigi Nardi, che è sicuramente lo storico nostro ottocentesco più noto. Dicevano: c'è un collegamento sempre coloristico, perché Esino, fiume Esino, deriva da Esis,
latino, il rame, quindi quello era un fiume color rame, ramato, e un altro colore rosso. Questo era il rubico del fiume rosso, appunto. E dicevo, si può ricavare da questi termini il valore politico anche di questo confine, che però non regge a un ragionamento filologico anche di buon senso, considerato che appunto il confine avrebbe potuto cercare la sua importanza nelle dimensioni del fiume, invece a questo ai romani non interessava affatto, quindi potevano essere equivalenti, l'uso magari un po' più consistente, ma il fiumicino nostro, il Pisciatello, la Rigossa, quello che è, potevano essere indifferenti. C'è un autore qui che io cito che dice: è una cosa puerile pensare che i confini di uno Stato, di un impero, debbano essere grandi, come lo Stato e l'impero. Poteva essere semplicemente il confine di un potere, un fosso, una siepe. Ecco che ho citato appunto questo spunto, ho usato questo spunto pascoliano del fiume che scorre tra le marrucche, accompagnando proprio la riflessione di questo storico che diceva poteva essere il confine un fosso, semplicemente una siepe di steppe, ecco, come le marrughe, cioè noi in dialetto dicevamo i marughu, no? una pianta spinosa che serviva gradualmente per fare confine, per fare siepe, diciamo in termini proprio di confine agricolo. Poteva essere confine di Stato, tanto che si dice pure che normalmente si dice nella colonizzazione, come quella della colonia di Rimini, veniva tracciato già il confine della città con un sottodaratro, semplicemente. Dopo lì si costruivano le palizzate, quello che serviva, insomma, ma bastava la traccia, il romolo che fonda Roma con un sottodaratro. E ne certifica, ne stabilisce immediatamente la sacralità, tanto che il fratello Remo, che si osa scavalcarlo, violare il confine, viene ucciso addirittura. E questo richiama un po' la superstizione, diciamo, di Giulio Cesare, che nel passaggio del Rubicone non fa parola nei suoi libri, forse perché presentiva in fondo questo tipo di maledizione che sarebbe attirato su se stesso, ricordando appunto il mito di Romolo e Remo o altre cose ancora. E, ecco, dicevo, avrei voluto raccontare la storia romana, e adesso un po' lo sto anche facendo, soprattutto per alcuni momenti che nel nostro territorio la storia romana ha avuto di grande importanza e impatto. La centuriazione, come ho detto, che ha trasformato, come diceva Nicola, totalmente il paesaggio, e lo ha trasformato per sempre. Noi il paesaggio di Romagna, del nostro territorio che vediamo adesso, è nato con la colonizzazione, con la centuriazione romana, che consisteva nel diboscamento totale, nella regolazione dei corsi d'acqua, limitazione dei poderi, scegliazione poi degli attrezzamenti dei vari coloni, impianto delle colture. A quel punto il paesaggio naturale, boscoso, selvaggio, diventava un paesaggio urbanizzato, quello che gli storici e i geografi chiamano il paesaggio totale, cioè totale nel senso di totalmente artificiale. Noi, Susini, grande storico, c'è una sua lapide là che lo ricorda, personaggio di grande importanza per Savignano, ricorda che con la colonizzazione romana rimangono delle piccolissime aree di territorio al naturale solo nei luoghi più inospitali, dove ci sono paludi, dove ci sono zone che non conviene neanche bonificare, tanto sono selvagge e inutilizzabili tutto sommato, oppure le alture più impervie, insomma, tutto il resto viene praticamente segnato e
e trasformato, insomma, stravolto, verrebbe da dire, in senso civile. Ed è da allora fino ad oggi, naturalmente con periodi di alti e bassi, perché se pensiamo al Medioevo, una buona parte delle opere di bonifica dei romani viene meno, va in degrado, insomma, e poi ci sarà tutta l'attività dei monaci che si impegnano proprio ad acquisire, a bonificare di nuovo i territori, si fondano chiese, monasteri, eccetera, e riparte la trasformazione, una ritrasformazione agraria del territorio, che del tutto non si è mai interrotta, ma ha avuto appunto degli alti e bassi. Altri momenti di grande importanza della storia romana nel nostro settore saranno quelli delle guerre puniche, che ha ricordato un po' qualche cosa anche Nicola. Qui una tribù di Galli ha fatto strage di una legione romana, dicono gli autori antichi, a Pontem Fluminis. Allora qualcuno pensa proprio qui sul Rubicone, dove c'era il ponte. È un'ipotesi, ovviamente. Di qui è passato non Annibale, come qualcuno sosteneva, Annibale nella sua calata è passato per l'Appennino, poi è andato a Trasimeno, dove ha sconfitto per la terza volta i romani, e è passato però suo fratello, Asdrubale, un po' di anni dopo, con i suoi 30.000 mercenari ispanici o libici, africani, e la sua dozzina di elefanti. C'è un capitolo del mio libro che si intitola proprio Dalla pista degli elefanti alla Via Emilia. È un terzo momento di straordinaria importanza per la nostra zona, è appunto la costruzione della Via Emilia. Qualche richiamo l'ha già letto Goli. Poi tutta la lunga fase, la lunga storia delle guerre civili. Prima Mario e Silla, partito dei Populares, il partito degli Optimates. Diciamo, i borghesi, cioè il borghese è una parola fuori luogo, la gente comune e gli aristocratici, no? Che si a cui si appoggiavano di volta in volta i capi militari, i consoli che aspiravano al potere assoluto, tutto sommato facendosi guerra fra loro, guerra anche di sterminio, perché sono rimaste nella storia quasi leggendarie le proscrizioni sillane. Silla che vince sull'esercito di Mario e poi del figlio di Mario, che si chiamava anche lui Mario, e condanna praticamente a morte tutti quelli che hanno anche solo preso parte alle azioni militari contro di lui, sterminio dei prigionieri ad esempio, e proscrizioni, come ho detto, cioè condanne o l'esilio o condanne a morte, con requisizione degli averi. Tante volte erano operazioni mirate in questo senso, cioè uno che non fosse proprio della tua parte, tu lo accusavi di reati, di azioni ostili, insomma, perché aveva un bel patrimonio da poter requisire, da poter incamerare, tante volte non solo del partito di Silla, ma anche della sua famiglia, si acquistavano dei beni, insomma, per regalo quasi. Allora, un momento molto importante per la storia, scusate, ogni tanto tocco il microfono, è un momento molto importante per la storia, è grave, è drammatico per la storia del nostro territorio, perché Rimini era una città mariana, democratica. A un certo momento Mario viene sconfitto, la città viene occupata dai sillani e sottoposta oltre che a distruzione, si demoliscono le mura, si perseguita, si cattura, si proscrive, insomma, la classe dirigente del posto, si confiscano i beni. Allora dicevo, da che cosa noi riconosciamo che questo è un momento molto grave e drammatico anche per la gente delle nostre parti? Perché proprio qui, sulle colline del nostro territorio, a Roncofreddo, ad esempio in particolare,
si ritroveranno 2000 anni dopo, nel 1800 circa, si ritroveranno degli enormi, cioè dei consistenti ripostigli. Ripostiglio per l'archeologo è un luogo in cui è stato nascosto qualche bene antico e che lì è rimasto, ripostigli costituiti da migliaia di monete di epoca sillana, 90-80 avanti Cristo. E che cosa documentano queste? Vi ho detto che scattavano le proscrizioni, le confische e il saccheggio, diciamo, dei beni degli avversari. Questo è qualcuno, qui si tratta dell'esempio di qualcuno che, temendo questo, è andato a nascondere la sua roba, magari un po' fuori mano, appunto in collina, come Roncofreddo, col progetto che, finita l'emergenza, scampata il pericolo, il progetto di andare a recuperare questi soldi, che invece è il progetto fallito. Non è potuto più questa persona, naturalmente non l'avrà raccontato a nessuno e quindi nessuno ha saputo mai più dove fossero queste cose che sono state ritrovate dagli archeologi. Appunto, questo è un documento neanche tanto indiretto, proprio diretto della drammaticità di quei giorni, di quel periodo. Ma un altro elemento di straordinaria importanza per il territorio è che, a causa, vi ho detto, della posizione politica di Rimini, finita la guerra civile, assume il titolo di dittatore, dittator rei pubblice constituente, strana motivazione, strana causale, cioè dittatore per riformare la Repubblica. E infatti promulga una serie di leggi, di riforme che riguardano tanti settori. Una delle riforme è quella di tipo territoriale, delle divisioni territoriali. Prima di lui c'erano enti territoriali diversi, la colonia ad esempio, il municipio, erano due enti territoriali diversi. La colonia era una specie di piccola Roma, che aveva dei suoi magistrati, delle sue autorità, aveva il Senato, aveva gli edili, i consoli, eccetera. Mentre il municipio era un'organizzazione più snella, più semplice, c'era una specie di arengo delle famiglie, poi c'erano dei duovili, cioè una carica politica tenuta da due persone che si occupavano di una certa cosa, delle cose diciamo più politiche, un'altra coppia di magistrati che si occupavano invece dei lavori pubblici, di cose del genere. Allora Silla fa la riforma che fa tutti i municipi. A quel punto Rimini diventa municipio, a quel punto un pezzo del territorio di Rimini, che vi ho detto era Mariano, suo nemico, il territorio della colonia di Rimini viene più che dimezzato come punizione. Vi ho detto, abbattono le mura, ammazzano la gente. E questo è il momento, 81 a.C., in cui sorge il municipio di Cesena, che prima non esisteva. Esisteva la colonia di Rimini, secondo Susini, che era la massima autorità in questo campo, una colonia che ha avuto un confine, vi ho detto il confine del Rubicone, ma temporaneo. Il confine si spostava in continuazione, col progredire, come ha detto anche Nicola a proposito della Via Emilia, col progredire della colonizzazione, in questo caso si spostava il confine della colonia di Rimini. Da prima probabilmente alla fondazione, probabilmente arrivava all'Uso, a Sant'Arcangelo, non poteva espandersi molto di più perché c'erano ancora tutti i galli che facevano aggressioni continue, non era difendibile un confine del Rubicone più oltre. Poi in un secondo momento probabilmente il Fiumicino, il nostro, poi sarà arrivato anche al Pisciatello. Alla fine, prima di Silla, come dicevo, il confine della colonia di Rimini arrivava al Ronco, quindi verso Forlì. Silla taglia in due, diciamo così, questo territorio e col pezzo tagliato si costruisce e si crea il municipio di Cesena, che da quel momento acquista storia, voce di storia, diciamo. Io ho fatto nel mio libro una riflessione, che è una riflessione diciamo un po' di buon senso, di senso comune quasi,
se il municipio di Cesena avesse avuto il confine, aveva il confine obbligato del Savio, se avesse avuto confine da quest'altra parte, il Pisciatello sarebbe stato un municipio un po' povero, insomma, quasi ridicolo, direi. E allora è molto logico pensare, oltretutto la punizione nei confronti del Colantirini sarebbe stata morbida, debole, è più logico pensare che questo confine sia stato portato al Fiumicino, cioè al Rubicone nostro, che è praticamente a metà strada esatto tra Rimini e Cesena, in modo che al municipio, ex colonia romana, al municipio di Rimini, di memorie mariane, venisse contrapposto un municipio di Cesena, non di memorie perché prima non c'era, ma di nuova impostazione sillana, perché non solo questa parte di territorio del municipio di Cesena viene affidata a coloni che erano già lì di terza, quarta generazione, molto esperti, fra l'altro, nell'agricoltura. Cesena avrà una fioritura poi straordinaria come produzione agricola, e la centuriazione famosa di San Giorgio di Cesena mostra l'organizzazione razionale e quindi molto efficiente di questo territorio. Dicevo, alla fine, insomma, il municipio di Cesena fa da bilancia a quello di Rimini in termini politici, perché oltre ad affidare i terreni alle persone che abitavano lì, dividendole, separandole dalla colonia di Rimini, affida, diciamo, attribuisce un bel po' degli appezzamenti di terreno ai suoi soldati, ai suoi veterani, che sono sillani di sicuro, insomma, di sicura fede. E allora anche questo può spiegare il fatto dei ripostigli che dicevo prima, e cioè gente che era prima nella colonia di Rimini, adesso si trova tagliata in una colonia diversa, di tutt'altra impostazione politica, magari con dei vicini, o magari dovendo coltivare terreni divenuti di proprietà di sillani, ha molta paura ovviamente del futuro, eccetera, allora tende a nascondere i suoi beni, a sottrarsi alle violenze anche che sono possibili con questa riforma. Dicevo della guerra civile, questa è una prima fase, nella generazione successiva ci sarà la guerra civile, Cesare e Pompeo, sempre il partito dei popolari, Cesare, il partito degli ottimati e degli aristocratici, Pompeo che si appoggia al Senato, come sappiamo. Qui è una storia che credo tutti conoscano, appunto della lotta, del contrasto tra Cesare e Pompeo, dell'atto in qualche modo inaudito di Giulio Cesare che passa il Rubicone, nel senso che decide di affrontare la cosa, di risolvere le questioni con le armi, mentre fino ad allora queste cose, cioè gli incarichi politici, erano venuti per elezione. Anche Cesare stesso era stato eletto console nel 59 a.C. quando ha cominciato le campagne di Gallia, proprio con questo incarico, console per condurre le campagne di guerra in Gallia. E al momento in cui finiscono queste campagne, la Gallia è stata conquistata, unificata, lui ha avuto tempo perfino di andare in Germania, fra i Germani, cioè passando il Reno, con un famoso ponte costruito in una settimana, cosa straordinaria che probabilmente atterrì i Germani, non aveva mai visto niente di simile, o ha costruito una flotta in poche settimane per passare la Manica, andare tra i britanni, no? Questo ha fatto Cesare. In ogni modo, finite tutte queste cose, viene giù 10 anni dopo, dal 59, che aveva avuto il primo incarico, siamo nel 49 a.C., si ferma a Ravenna, nei campi, cioè per svernare, siamo nel mese di gennaio, e lì incomincia, manda a Roma delle richieste che sono inaudite, sono un po', cioè sono chiaramente da fuori legge, in un certo senso, delle pretese che non hanno riguardo per la legge, e cioè di poter avere il trionfo per le sue campagne di Gallia a Roma
senza smobilitare l'esercito. Questa era una regola assoluta. Il generale vittorioso che voleva celebrare il trionfo a Roma doveva prima deporre l'imperium, cioè la sua autorità, tornare in qualche modo privato cittadino e licenziare, diciamo, le sue truppe. Lui chiede appunto di avere il trionfo a Roma per le campagne galliche senza deporre l'impero e senza sciogliere l'esercito, cosa inammissibile. Chiede però anche un'altra cosa, di poter avere l'incarico da console. Ho detto che lui era stato eletto console nel 59, allora la legge stabiliva che poteva uno diventare console, essere eletto console la seconda volta solo dopo 10 anni, perché avevano molta paura che uno con la carica di console aspirasse a qualcosa di permanente, poi, no? Gli davano un lungo periodo d'attesa. Nel frattempo Cesare in Gallia è stato console per un anno, come ha avuto l'incarico, negli anni successivi era proconsole, che è una carica leggermente inferiore, diciamo. Cioè sei lì per continuare le campagne militari, comandante dell'esercito, e sei lì come governatore del territorio che tu avrai organizzato e sottomesso. Ma la vera carica importante per il governo di Roma è quella del console, ripeto. Allora lui chiede di avere questo secondo consolato, essendo passato il tempo giusto, con una clausola però, cioè in una forma, di averlo in assenza. Cioè senza bisogno di andare a Roma, che era ancora qui un obbligo. Uno doveva deporre l'imperium, come ho detto, presentarsi come privato cittadino a Roma e lì porre la candidatura per il consolato. Dopodiché contava i voti, comizi centuriati, il senato, eccetera, contava molto la corruzione, i soldi che uno metteva per farsi le clientele. Perché Cesare non accetta l'ipotesi di andare a Roma, deporre le armi, cioè liquidare l'esercito, eccetera? Perché a Roma c'è un partito molto forte, il Senato gli è quasi tutto contrario, insomma, un partito molto forte rappresentato da un personaggio molto noto, che è il famoso Catone Luticense, degli Optimates, che vuole che si presenti come privato a Roma per metterlo sotto processo. Semplicemente lo arresterebbero, metterebbero in galera e poi gli farebbero il processo. Per che cosa? Per le campagne della Gallia, perché si sa, ed è una cosa documentata, che in questa campagna di Gallia lui, Cesare, ha accumulato ricchezze spaventose, impressionanti, un territorio enorme, vastissimo. Naturalmente queste, cioè, in che modo si procedeva? Stabilendo delle tasse, ovviamente, che andavano all'erario, ma una buona parte, diciamo, dello sfruttamento del territorio era a titolo personale. Allora, tutto questo va a me. E oltretutto Cesare inaugurava un costume, che poi diventerà appunto costume assoluto, di prendere le sue legioni a spartire il bottino. Fino ad allora questo non era ammesso. Naturalmente così le legioni diventano soldati suoi, sono un esercito personale. Allora dicevo, Cesare non accetta questa idea perché sa di questo suo rischio e il fatto che a Roma c'è Pompeo, suo avversario, che è un generale altrettanto bravo, famoso e glorioso, che oltretutto ha l'appoggio del Senato, ripeto. Allora, dicevo, Cesare fa queste richieste, gli vengono respinte naturalmente, anzi gli intimano di obbedire, cioè licenziare l'esercito e presentarsi a Roma, in caso contrario sarà dichiarato nemico di Roma, nemico pubblico, e questo infatti avviene, perché Cesare non obbedisce, non risponde. A quel punto si pone a Cesare: come la risolvo adesso? Allora qui nasce la storia, un po' la leggenda, no? Di Cesare che si trova di fronte a una scelta che sarà una scelta epocale, ma neanche lui forse lo immagina ancora, perché la guerra civile c'era stata anche prima, Mario e Silla. Silla aveva assunto anche lui, come ho detto, il titolo di dittatore, quindi aveva avuto una forma di pieni poteri in mano. Ma per motivi molto misteriosi, dopo 2 anni di riforma e anche
molto radicali, importanti, come dicevo, lui torna, si dimette e si ritira a vita privata, Silla. Allora dicevo, Cesare non ha certo l'ambizione di diventare dittatore a sua volta, come diventerà, per tornarsene poi a vita privata, per riformare la Repubblica e tornarsene a vita privata. Lui vuole il potere pieno, che in qualche modo gli viene offerto dalla situazione stessa, avendo di fronte un avversario così forte e importante. Se riuscirà ad averne ragione, non ci sarà più niente dopo intorno, sarà lui padrone di tutto. Allora dicevo, Cesare non obbedisce, dopo un po' di titubanza decide questo gesto, e mi veniva da riflettere su quello che dicevano i miei compagni poco fa, i miei compagni di tavolo poco fa, sul significato di questo gesto di Cesare. Perché Cesare è così famoso e importante nella storia? Anche forse per la fine che poi fa, anche per tante cose che di lui racconta Svetonio, uno dei biografi, Svetonio e Plutarco sono quelli che ne parlano soprattutto, che raccontano un sacco di retroscena, di vita privata, insomma di vizi e virtù di quest'uomo. È un personaggio senz'altro teatrale e cinematografico, dirà, personaggio da romanzo per molti aspetti. Ma dico, perché è famoso nel mondo? E di conseguenza si è portato dietro la fama del Rubicone, famoso nel mondo a sua volta, per il gesto che ha fatto, appunto, il passaggio del Rubicone, cioè la violazione che ha fatto, e mica da poco, perché ha demolito praticamente un'istituzione, uno Stato, la Repubblica Romana, che era in piedi da 500 anni, adesso la nascita, la fondazione della città, 753 a.C., però c'è un periodo della monarchia agli inizi della storia di Roma, la Repubblica viene dopo, con la cacciata dell'ultimo re, famoso Tarquinio Superbo, l'istituzione della Repubblica e del senatoria, delle cariche dei consoli e così via. Dicevo, un'istituzione che è in piedi da 500 anni e che pareva per volontà divina, nessuno c'era mai sognato, anche Silla, con i pieni poteri che aveva, l'ha riformata, ma non l'ha abbattuta, non l'ha distrutta, insomma. Con questo gesto, cioè, che avesse previsto o non previsto tutto il seguito c'è stato, ma anche c'è stato in conseguenza di molte guerre che poi Cesare, dopo questo passaggio, ha dovuto fare, molte guerre che poi farà il suo erede, diciamo così, Traiano Augusto. Ci sarà la guerra civile che continua anche dopo Cesare, ovviamente. E dicevo, lui chissà forse se considerava tutte queste conseguenze, ma aspirava comunque al potere assoluto, a sbarazzarsi del suo avversario. Allora dicevo, mi veniva da riflettere, sentendo i discorsi di questi altri discorsi, che in realtà Cesare è famoso nel mondo, e Rubicone con lui diventa famoso nel mondo, per un gesto fuori legge. Cioè lui fa un colpo di Stato, e questo dovrebbe far riflettere. Come mai piace tanto questa figura a tante persone, a tante culture, a tanti paesi? Forse, ecco, l'America è il paese che ha in qualche modo vissuto con più partecipazione questa figura, la cultura che intorno a questa figura si è costruita. Dicevo, dovrebbe far riflettere, considerato anche che Giulio Cesare non è amato da tutti, anche in Italia. C'è anche qui uno schieramento, che qui come in tante altre cose, uno schieramento ideologico, pro o contro. Da alcuni è esaltato, ovviamente, se pensiamo a tutta la propaganda, la costruzione della retorica fascista relativa alla romanità imperiale, soprattutto, e alla figura di Cesare. Quella statua che è qua vicino al ponte nostro è una copia fusa, fra l'altro voluta e pagata, credo, da un presidente dei Filopatridi, scomparso da pochi anni, il dottor Roberto Valducci, ed è una copia esatta di una statua che si trova a Rimini, nella piazza Tremanti, che era prima piazza Giulio Cesare.
copia a sua volta di una statua che era a Roma, nel Fore, fatta costruire da Mussolini, fatta innalzare da Mussolini proprio per celebrare questa figura, tra l'altro le iscrizioni Cesar dictator perpetuo, no? Cesare dittatore, l'immagine di Cesare dittatore, perché è piaciuta tanto. Cesare è quello che abbatte un sistema più o meno democratico, oligarchico se vogliamo, che era la Repubblica Senatoria, e istituisce un potere personale assoluto. Appunto piace, è piaciuto in varie epoche, in varie culture, dovrebbe, cioè non è piaciuto a tutti, e io posso citare l'esempio savignanese del nostro Vendemini, che era un grande politico, è stato parlamentare, repubblicano, naturalmente celebra molto il Rubicone da savignanese campanilista, celebra il ponte che era lì davanti alle sue finestre, il suo palazzo era da quelle parti, ma non ha simpatia per Cesare, appunto. Ne parla un po' controvoglia, perché Cesare è quello che ha abbattuto la Repubblica. Lui era, Vendemini, un grandissimo repubblicano radicale addirittura, e mi viene in mente un ricordo di tipo autobiografico, diciamo, a proposito dell'amare o non amare Cesare. Quando diversi anni fa, in una conviviale del Rotary di Cesena, di cui ero socio in quell'epoca, fu invitato uno scrittore toscano, di Livorno mi sembra, che già fa capire insomma di che orientamento, che era anche un grande artista. Allora lui venne a presentare questo libro a Cesena e probabilmente ha pensato Cesena, Rubicone, Giulio Cesare, ha portato per farne omaggio insomma ai soci, alle persone di quella sera, una medaglia incisa da lui, fusa, che lui era appunto uno scultore, faceva opere in bronzo, e questa medaglia aveva su un lato il profilo di Giulio Cesare e la scritta in tondo "Date a Cesare perché è di Cesare", una citazione evangelica addirittura, per cui uno la prendeva con ingenuità, insomma, alle buone. Girando sull'altra faccia della medaglia, lui aveva inciso una frase molto secca: 23 purtellate, alla toscana direi, alla popolaresca, all'osteria quasi. "Date a Cesare perché è di Cesare", 23 coltellate. Gelo totale dell'assemblea, della riunione, dei rotariani che erano più, cioè, erano portati ad ammirare Giulio Cesare anche come uomo forte che aveva appunto riformato le istituzioni, forse con qualche anche sentimento di nostalgia fascista, non saprei insomma. Però questa persona, questo scrittore e scultore toscano, come ho detto, che era un anarchico, ma si è saputo dopo, si è rivelato dopo, insomma, non poteva che esprimersi in questi termini. Io non mi fermerei qui, avrei molte altre cose da dire, ma non voglio portarla troppo per le lunghe. Voglio dire che in questo libro, io ho detto, è un libro di cronache soprattutto. E allora, a proposito di Cesare, io ho trascritto quello che di Cesare, nel passaggio del Rubicone, hanno scritto gli autori antichi, li ho già citati, Svetone e Plutarco, seguendo in tutti i dettagli del loro racconto. Ho voluto anche sottolineare il fatto di ho voluto inquadrare un pochino anche questi autori, Svetone e Plutarco, per dire che quello che loro scrivono è attendibile. Non si può, come ha fatto qualcuno in passato, qualche commentatore, dire "ma sì, sono favolette". In realtà sono autori credibili, e quello che loro raccontano e descrivono è interpretabile in senso abbastanza reale, per un motivo semplice: loro, Svetone e Plutarco, scrivono 100 anni dopo, sono nel primo secolo, la seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Questo è accaduto, il passaggio del Rubicone, nel 49 avanti Cristo, quindi appunto un centinaio di anni prima, ma loro scrivono, Svetone e Plutarco, avendo una fonte garantita in assoluto, un testimone di primo piano, testimone diretto, che è uno scrittore, qualcuno avrà sentito questo nome, Asinio Puglione,
un grande letterato storico, un grande oratore, avversario di Cicerone, no? Di quell'epoca lì, e grande militare, anche luogotenente di Cesare. Al suo fianco, in questo viaggio, questa trasferta, che chiamavano così, da Ravenna a Rimini. Quindi Svetonio e Plutarco non si inventano delle cose, leggono, cioè trascrivono le notizie scritte da questo Asinio Coglione, che scrisse a suo tempo dei commentari del Bello Civili, stesso titolo dell'opera di Giulio Cesare. Anche Cesare ha scritto il commentario del Bello Civili, solo che di Asinio Coglione, dell'opera di Asinio Coglione, non c'è rimasta neanche una riga. Noi ricaviamo il suo testo da quello che scrivono Plutarco e Svetonio, i quali in più punti dicono, testimoniano di essersi riferiti a quel testo là, di quest'opera, ripeto, di cui conosciamo il titolo perché viene citato da vari autori, ma non abbiamo nessuna pagina, nessun documento. Allora dicevo, sono attendibili in questo senso, leggendoli con attenzione si riesce a ricostruire esattamente il percorso che Giulio Cesare e i suoi fanno di notte da Ravenna per andare a Rimini, e nella descrizione, nel seguire con attenzione questa descrizione, si riesce a scoprire, a capire anche qual era il vero Rubicone, guardando semplicemente la mappa delle strade del tempo. Su questo potrei anche aggiungere una cosa, ma preferisco che la troviate sul libro. Grazie a voi. Siccome forse c'è nebbia fuori, qualcuno deve fare un po' di strada.